una mattinata che induce a quali riflessioni? Prima di tutto a interrogarsi nel profondo e affermare sempre con più forza che ormai questo mondo è uno, è una piccola parte nell'universo. Sconfiggere i localismi, le piccole botteghe, confini non ce ne sono più. Se non ci rendiamo conto di questo non saremo in grado di affrontare il futuro. Avete scelto di portare qui i ragazzi, è stata una vostra richiesta o una loro esigenza? È partita dall'esigenza degli studenti che mi hanno chiesto come potevamo noi come scuola partecipare a questa giornata importante. E siamo qui presenti con 26 alunni, proprio per rendere simbolicamente omaggio a queste giovani vittime del mare, che hanno cercato appunto attraverso il mare di trovare una speranza di vita e purtroppo insomma sono tragicamente invece scomparse. Mi ripete il suo nome? Renata Florimonte. Grazie, puoi venire un attimo di nuovo qui per favore? Dunque è partita da una vostra esigenza di essere qui questa mattina, perché? Perché volevamo essere vicino a queste donne vittime, parte noi donne anche i ragazzi, perché ci siamo identificati in loro, perché molti avevano anche la nostra stessa età e quindi ci è sembrato giusto venire, essere presenti e essere presenti a queste persone che hanno purtroppo perso la vita in un modo molto brutto, cercando qui di venire a trovare una vita migliore. Da donna cosa prova in questa mattinata? Ma una profonda tristezza, perché queste sono cose che non dovrebbero mai accadere. In queste bare stamattina ci siamo tutti quanti noi, ci sono i sogni, le speranze, le aspettative di persone che cercavano un futuro migliore. Per cui io credo che sia doverosa questa giornata e soprattutto credo che in ognuno di noi ci sia la morte nel cuore, perché in loro ci rivediamo tutti. Tristezza, ma anche rabbia questa mattina? Ma è il giorno del dolore, della tristezza, della sofferenza ed è anche un momento importante in cui c'è la partecipazione di un'intera comunità ad una vicenda assurda, di una situazione assolutamente e profondamente ingiusta, disumana, su cui è necessario fare piena luce da parte delle autorità inquirenti.